Buonasera a tutti, siamo qui per il secondo appuntamento di questa serie di webinar che accompagnano Fondazione Nord-Est nel percorso verso il rapporto annuale, che quest'anno abbiamo intitolato La grande transizione, il futuro del Nord-Est nel 2030, e che identifica già la volontà di ragionare su cambiamenti strutturali e sul futuro, che sarà una parte del ragionamento che faremo anche questa sera, insomma, parlando dei settori che in qualche modo abbiamo individuato come settori interessanti, critici, con dei cambiamenti strutturali in atto che quindi si prestano bene a ragionare appunto sui cambiamenti nel futuro e che proietteranno questi territori nel 2030. Allora, dicevo, con noi questa sera abbiamo Mara Manente del CISET. Buonasera, Mara. Buonasera a tutti voi, grazie, grazie davvero. Abbiamo Roberto Bottoli di Lane Bottoli, che è presidente del Sistema Moda Italia di Confindustria Veneto. Buonasera. Buonasera. E Giampaolo Vitali dell'IRCRES, l'Istituto del CNR, Istituto di Ricerca sulla Crescita Economica e Sostenibile. Buonasera, Giampaolo. Stiamo aspettando Carlo Alberto Carnevale Maffei in arrivo, quindi si aggiungerà a noi nel corso del webinar. Allora, il webinar di questa sera, dicevo, ha per oggetto alcuni dei settori. La logica, però, qual è? È quella sostanzialmente di non fermarci a delle considerazioni di tipo strutturale, quindi non guardare solamente dei grafici che ci racconta che sta andando bene, sta andando male, abbiamo perso più 20, meno 20 e cose di questo tipo, ma di provare a fare un ragionamento un po' più strutturato. Cioè, sono settori che certo sono stati attraversati pesantemente dalla pandemia, ma che in questi anni hanno vissuto anche dei cambiamenti strutturali o li stanno vivendo. Quindi un po' il ragionamento è quello di provare a proiettarci nel futuro. Buonasera Carlo Alberto, è arrivato adesso con noi, eccoci qua. E dicevo, quindi l'idea è quella di sì, provare a fare un po' il punto sulla situazione, ma anche di provare a proiettarci nel futuro. Allora, a questo punto ripristinerei l'ordine di partenza e allora, visto che è arrivato, chiederei subito a Carlo Alberto Carnevale Maffè della Bocconi School of Management di provare a fare il punto su una questione. Gli abbiamo chiesto di ragionare su un tema particolarmente delicato. Abbiamo visto che sistemi sanitari diversi hanno risposto in maniera diversa, con delle capacità di risposta diverse, e che in realtà questo è un elemento molto interessante sia da un punto di vista delle politiche pubbliche, ma anche di una logica di ripensamento di questi sistemi. Carlo Alberto ci ha promesso anche un po' di pepe nel suo intervento, e quindi io passerei direttamente la parola a te, Carlo Alberto. Le regole del gioco, le abbiamo detto, sono 10 minuti, in modo da lasciare poi lo spazio delle eventuali domande delle persone a casa che ci stanno seguendo, che possono usare quindi la funzionalità, la ricordo, per mandarci le domande. Allora, prego, Carlo Alberto. Grazie. Grazie Gianluca, mi sentite? Sì? Perfetto. Non è colpa del virus, è colpa degli uomini. Il virus non si può curare, ma si può prevenirne la diffusione epidemica. La differenza fra i 7 morti di Taiwan e i 35.000 morti dell'Italia è tutta nell'insipienza, nell'incapacità e nei difetti organizzativi degli esseri umani. Il virus non c'entra niente ed è sostanzialmente lo stesso. Questa è una premessa che devo fare, Gianluca, perché altrimenti cadiamo nella rassegnazione, nel fatalismo. Non c'è nulla di fatale nelle epidemie. Le epidemie ci sono sempre state e continuano ad esserci. La differenza la fa la preparazione e la prevenzione. Quindi, grazie per avermi invitato a fare una riflessione sul futuro di un importante patto che noi cittadini abbiamo fatto con lo Stato. Un patto da Leviatano, no? Abbiamo accettato che lo Stato garantisse la salute pubblica. Non sta parlando della sanità personale, la salute pubblica. La sanità personale, come sapete, è un'area condivisa fra Stato, cittadini, strutture private. Il mio cuore, il mio fegato, i miei organi, finché sono all'interno del mio corpo, sono oggetto di un potere condiviso. Ma la salute pubblica è un public good, quindi è oggetto di una delega indivisibile, perché è un bene indivisibile, Gianluca. Quindi non è la sommatoria di strutture ospedaliere e presidi territoriali, è un unicum.
è un modello organizzativo, è una istituzione, la nostra Repubblica, in effetti la colloca al vertice degli interessi da tutelare, anche più in alto dei diritti privati. Tant'è vero che per obiettivi di salute pubblica possiamo subire la limitazione delle libertà personali, lo abbiamo visto col lockdown. Ecco, il lockdown, se volete, è la nemesi di tutto questo. Incapace di fare prevenzione, lo Stato sequestra i cittadini. La Corea del Sud, Taiwan, Hong Kong, certamente preparati dalla SARS del 2003, avevano predisposto modalità organizzative che hanno implementato tempestivamente. Il modello sanitario non è questione di pubblico privato, non è questione di sia efficiente o meno efficiente. Quei paesi hanno le stesse tecnologie, gli stessi forme di diagnostiche, anche perché combattere la pandemia non è una questione di diagnostiche particolari. Non abbiamo la cura, l'unica maniera è interrompere le catene trasmissive, quindi intervenire sui focolai, identificarli, le famose 3T che da secoli conosciamo, dai tipi di Boccaccio, dai tipi di Manzoni che ci hanno narrato le epidemie, Camus con la peste, e oggi stessa logica, e cioè le epidemie sono un social disease, Gianluca, quindi hanno bisogno di un intervento sociale, non sono delegabili ai comportamenti individuali. Questo presuppone un modello di sanità, e vengo ai punti, che non può limitarsi a considerare il paziente il centro del mondo, perché questo è vero per le patologie individuali, quelle non, come dire, non dotate di caratteristica sociale, quindi tutte le patologie, come dire, non virali, non epidemiche. Ripeto, il mio fegato, i miei polmoni sono un problema individuale, il virus è un problema sociale. Ricostruire un modello di sanità che prevenga le pandemie in base a questo patto con Leviatano. Il Leviatano sanitario è: io mi curo del mio corpo, ma la sanità pubblica è compito tuo, come la giustizia, la difesa, la tutela dei confini, quelle cose fondamentali che non possono non essere delegate allo Stato. Quindi il dibattito pubblico-privato è già finito, le pandemie sono un'istituzione dal punto di vista del problema. Noi però abbiamo un modello sanitario invece ancora, diciamo, orientato alla cura dell'individuo, che per carità è importante, ma non è l'unico problema. E peraltro quel modello, come sapete, è regionalizzato. Ora, a me sta benissimo, sta nella Costituzione, che gli ospedali e la competenza sanitaria sia locale, regionale, ma assolutamente non mi sta bene che in caso di pandemia non ci sia un livello non solo nazionale, secondo me a dire sovranazionale, quindi per me la pandemia andava affrontata a livello europeo come minimo, e che quindi non cogliamo questa opportunità non solo per riformare i modelli sanitari, che ovviamente non erano preparati alla pandemia, ma anche le deleghe istituzionali. Non possono essere 21 situazioni regionali italiane ad affrontare in 21 modi diversi lo stesso virus. Posso dire la stessa cosa di 150 nazioni. Quindi che proposte vanno messe sul tavolo? La prima, che serve un meccanismo automatico di delega della sovranità sulla salute pubblica, come minimo a livello europeo. Se dovesse capitare una seconda ondata, deve esserci un coordinamento europeo di prevenzione. Io ne so, a piccola parte, ho partecipato come membro della task force governativa per le tecnologie di prevenzione alla definizione delle regole di interoperabilità. Noi abbiamo Schengen dei passaporti, ma non abbiamo la Schengen della prevenzione pandemica, lo capite? Ma se quella vincola la libertà di spostamento è incongruente. Abbiamo fatto Schengen, dovevamo e dovremo fare una Schengen della sanità pubblica, altrimenti ci stiamo prendendo in giro noi e i nostri figli, altro che poi lamentarsi per il turismo, per l'export che non va avanti. Quindi primo punto istituzionale: è impensabile che la delega, per me sacrosanta, alla cura della persona, che è sussidiaria, quindi locale, possa coincidere con lo stesso assetto che deve occuparsi di pandemie. Secondo livello, dobbiamo prevedere interventi su 5 realtà. Primo, dobbiamo ripensare gli ospedali che sono vecchi. Un terzo dei nostri ospedali è stato costruito prima della guerra, prima dell'ultima guerra, più di 50 anni. L'età media è superiore ai 50 anni di 800 ospedali italiani. Ripensare gli ospedali perché, per come li abbiamo concepiti, sono diventati un veicolo di infezione, non una soluzione al problema pandemico. E questo è paradosso, proprio se guardate la Lombardia, che aveva e ha i migliori ospedali d'Italia, ha pensato di reagire a una pandemia concentrando lo sforzo sugli ospedali, ha sbagliato di grosso. Il Veneto, che ha meno centralizzazione ospedaliera, più struttura territoriale, ha saputo tenere il virus sul territorio invece che portarlo negli ospedali. Questo non vuol dire che gli ospedali non servono, ma neanche che dobbiamo moltiplicare i posti letto. Sono assolutamente contrario a moltiplicare i posti letto, perché non servono per le pandemie.
I posti letto sono la sconfitta della medicina. La medicina è una battaglia della prevenzione, non è una battaglia della ospedalizzazione. Quindi bisogna comunque ripensare gli ospedali nel senso di trasformarli in centri specializzati per la gestione delle malattie infettive, delle emergenze epidemiche, ma in logica, se volete, di prevenzione. La seconda linea è ovviamente il territorio. A quel punto day cure, unità di riabilitazione, centri diagnostici, come dire, prepararsi a una linea Maginot il più territoriale possibile, valorizzando la medicina generale di base e dando grande potere di coordinamento. Per far questo serve quello che abbiamo chiamato un sistema di coordinamento sanitario. Invece noi abbiamo 21 database frammentati, ancora oggi ma è impensabile gestire una pandemia senza la condivisione dei dati, no? Terzo punto, anche qua, storia del Veneto, perché il Veneto ha fatto bene? È vero, ma per una serie di azioni, leadership politica, e non ne faccio questione di politica nel senso di partito, come sapete Lombardia e Veneto hanno lo stesso partito di riferimento, ma hanno avuto comportamenti completamente diversi. Sistema di monitoraggio sanitario e di biosorveglianza, fondamentali per combattere la pandemia, bisogna mettere insieme le informazioni. L'esempio di Taiwan e Corea sono straordinari, perché li consente di fare le famose 3T, cioè identificare rapidamente con testing che non devono essere fatti a volumi. È come sparare, capite, all'impazzata. Il testing è un lavoro da cecchini, va fatto tempestivamente, perché time is of the essence, e mirato. Tracing, quindi capire le catene di contagio quali sono, e questo richiede forti dosi di tecnologia, e poi treatment, il più tempestivo possibile. Siccome non abbiamo cura, il treatment è isolamento e cura, ma non in casa, se no la famiglia diventa veicolo infettivo, ma neanche in ospedale, perché ovviamente se no infettiamo i sanitari, complimenti, cornuti e mazziati, cioè quelli che ci devono difendere sono i più esposti, siamo al paradosso, capisci? Il modello coreano è stato fare le fever clinics, hanno di fatto requisito degli hotel, tanto sono deserti, e ci hanno messi. Questo sì, pagati dallo Stato, indennizzati dallo Stato, allora sì che il guerra statale interviene. E li hanno tenuti per 15 giorni isolati, dopodiché, avendo interrotto le catene trasmissive, ovviamente l'epidemia è stata bloccata. Se ci sono casi gravi, ovviamente fai l'intensive care, che però non può essere dentro la stessa struttura ospedaliera, che ovviamente altrimenti fa da ventilatore del virus. Il quarto punto fondamentale, poi chiudo, telediagnostica, telemedicina, home care, una massiccia dose di tecnologia che non porta il paziente in ospedale, porta la tecnologia medica dal paziente, costa molto di meno. Oggi la grande sfida della medicina è trasformarla in consumer electronics, trasformarla in, come dire, medicina personalizzata, portare tutta la diagnostica a casa del paziente o della sua famiglia, anche in ottica se uno non vuole comprarselo in affitto, in rotation, ma questa è la logica. E a questo punto garantire con le tecnologie, ma se abbiamo sdoganato, eccoci qua, in un webinar su GoToMeeting, abbiamo sdoganato lo smart working, facciamo lo smart medicine. Ormai la nonnetta che si lamenta tanto, gioca a canasta con i nipotini via Zoom, adesso che non mi venga a fare le menate rispetto al fatto che non può parlare col medico, invece di fare la coda per un'ora dal medico, perché poi per poi fare che cosa? Assistenza psicologica, perché la gran parte dei segnali vitali, cioè se il problema è avere medicina generale per fare, come dire, il quarto d'ora di conversazione rassicurante, mi spiace, non è quello che serve al welfare, okay? Allora va benissimo una videochiamata. Insisto, telemedicina è il segmento di massima crescita prevista nei prossimi anni, perché ovviamente non ci saranno i soldi per un welfare centralizzato, welfare deve essere decentrato. Ultimo punto, lo dicevo prima, rete nazionale e internazionale di test, diagnostica, mappatura, intervento immediato, prevenzione, tutta integrata con i dati. Ancora una volta, caso Veneto, non c'è un laboratorio in Veneto, ce ne sono pochi, ma quei pochi sanno tutto di tutti, quindi se io ho bisogno di urgenza so qual è il laboratorio che è libero e gli alloco quello slot, come in un aeroporto. Questo minimizza i tempi e responsabilizza, oltre a tracciare tutto. Ecco, 5 piccole cose, sono state oggetto in realtà di un articolo che abbiamo firmato pochi giorni fa sul Foglio, sono in realtà 5 priorità proposte dalla Fondazione CERM, io le ho fatte mie, ve le ho proposte perché le condivido da sempre e sono state peraltro oggetto anche delle indicazioni che abbiamo dato
come task force al governo indicazioni che, come dire, speriamo vengano ascoltate, anche perché, chiudo, quei 36 miliardi di MES a questo servono, Gianluca. Ora, noi facciamo un dibattito surreale sul fatto che MES sì, MES no. Il problema è che non si mette il carro dei MES davanti ai buoi dei progetti sanitari. Allora, prima discutiamo di che modello di sanità vogliamo avere, e io penso che queste cinque linee siano ma ragionevoli, niente di straordinario, perché non abbiamo una cattiva sanità, ricordiamocelo, abbiamo un'ottima sanità, ma non abbiamo una politica di public health adeguata. Okay? La sanità per i pazienti è molto buona, diciamocelo, la sanità pubblica, frammentata com'è, senza coordinamento e senza tecnologia, ci espone a un enorme rischio, non ce lo possiamo permettere come società e come economia. Prendiamo i maledetti soldi del MES e spendiamoli in queste cinque linee, e a quel punto il paese può ripartire serenamente. Grazie. Ok, grazie soprattutto per essere rimasto nei tempi. Io provo a riassumere tre punti. Allora, mi pare sulla progettazione in termini proprio di struttura, ritorniamo alla teoria del federalismo economico, dove esistono gli spillover, si accentra. Una pandemia è il classico esempio di spillover importantissimo, e quindi accentriamo a livello europeo, se non appunto mondiale, insomma, rispetto a delle informazioni ed alcuni tipi di politiche. Secondo elemento che mi pare molto interessante, soprattutto nella logica appunto del nostro rapporto e quindi del guardare in avanti, puntiamo su una serie di capisaldi: personalizzazione della medicina, diagnostica in remoto, quindi tendenzialmente sistemi di telemedicina, sulla prevenzione, che è l'altro elemento importante che questi sistemi permettono. Ultimo punto, allora prendere questi soldi del MES in un progetto che in qualche modo rivede la struttura anche in termini di edilizia, e insomma, che abbiamo citato all'inizio, potrebbe essere una politica, diciamo, coerente ed importante per il nostro paese. Spero di avere colto i punti fondamentali, poi abbiamo tempo eventualmente per tornarci, arrivano già le prime domande, quindi molto bene. Allora, io passerei la parola allora a Mara Manente del CISET. A lei abbiamo chiesto di fare il punto su uno dei settori che sono più duramente colpiti da questa crisi, che è quella del turismo. In realtà in questi giorni nei social abbiamo pubblicizzato questo webinar, abbiamo utilizzato anche delle frasi appunto di queste settimane di Brian Chesky, l'amministratore delegato di Airbnb, che in qualche modo sembra dire: viaggiare non sarà mai più quello di prima, sarà un'esperienza completamente diversa e questo lo sarà per sempre. Allora la domanda è: ha ragione chi usa questi toni, diciamo, di grande cambiamento, oppure, una volta trovato il vaccino torneremo a parlare di problemi di overtourism e quant'altro? Grazie Mara, prego. Grazie Gianluca, cerco di inserire a video alcune slide che avevo così piacere di condividere con voi, non so se già le vediate. No? Io le vedo. Tu le vedi? Ok. Sì, non le vedo a schermo intero, forse vanno. Succede quanto succedeva prima, cioè io non le vedo, continuo a vedere noi stessi, quindi. Ci riproviamo? Ci riproviamo, scusate. Vediamo se funziona. Io le vedo. Io le vedo anch'io. Benissimo, eccoci. Ottimo. Ci siamo. Io per la verità almeno due slide su alcuni dati ho pensato che fosse opportuno condividerle per due motivi. Il primo motivo è che qui vediamo i dati relativi al primo trimestre, che l'anno era partito bene, era partito con un gennaio che rispetto al gennaio dell'anno precedente aveva visto, soprattutto dal punto di vista del fatturato, l'ultimo dato che qui vedete, la spesa dei turisti internazionali, quindi parliamo del mercato internazionale, con una crescita quasi che sfiorava il 4%. E poi vediamo come successivamente appunto ci sia stato quel crollo che ha portato marzo
a registrare un meno 83%. Quindi non è il motivo di questo mettere in evidenza questi dati, non è tanto quello di segnalare appunto il danno per il settore in sé, bensì ricordarci un dato importante. Mi soffermo soprattutto sul dato di spesa del turismo internazionale. Quindi innanzitutto ricordiamoci che in Italia il turismo internazionale vale circa 44-45 miliardi di euro per anno e circa il 30% di questa cifra, secondo le analisi effettuate anche dall'Istat, riguarda non tanto le attività tradizionali del turismo, quindi faccio riferimento alla ricettività, alla ristorazione, al trasporto, all'intermediazione, ma il resto della filiera, dove per il resto della filiera parliamo delle attività agroalimentari, parliamo dell'artigianato, parliamo dei prodotti tipici, parliamo dei servizi che non sono quelli che noi immaginiamo essere tipici del turismo. E questo ci dà già la misura di come questa crisi abbia evidenziato in maniera puntuale, in maniera forte, quale sia la valenza del turismo nella sua trasversalità. Se andiamo a vedere Mara, rapidamente... Scusami, ti fermo un attimo, puoi mettere in la modalità presentazione così si vede meglio anche da casa? Mi sembrava di averla messa. Eccoci, scusa. Perfetto. Ecco, giusto qualche riferimento su quanto è previsto sia il danno per il 2020, vedete che ci sono diversi scenari che vanno da uno scenario base intorno al meno 50% per il turismo internazionale, un meno 31% per il turismo domestico, fino a cifre decisamente più forti che vanno verso il 70% e oltre, sempre per il turismo internazionale. Ma ancora una volta il messaggio deve essere proprio questo, cioè parliamo di un'attività, di un settore che sta coinvolgendo la filiera veramente in maniera trasversale a 360 gradi. Che cosa possiamo dire dal punto di vista dei fattori, come qui si è cercato di riassumere, dei fattori di domanda, ecco, tra congiunture e cambiamenti strutturali, proprio per tentare di dare qualche elemento di discussione e di riflessione sulle affermazioni che Gianluca facevi prima. Oggi chiaramente l'attenzione è per la contrazione nella capacità di spesa e ovviamente di tempo libero. Molti hanno utilizzato il monte ferie per far fronte alla situazione di crisi. Abbiamo poi un blocco di elementi ancora legati al breve termine, ma che i diversi analisti si aspettano essere tali da interessare quantomeno il medio termine, quindi parlo del 2021 almeno. Ecco, un blocco di no, come potete vedere, no viaggi lunghi, no uso di mezzi collettivi, quindi riutilizzo dell'auto propria, spesso no crociere, sappiamo che è uno dei comparti più colpiti, no viaggi nelle destinazioni più colpite, e questo è particolarmente interessante, ancora una volta evidenziando l'interazione del settore con il resto dell'economia, un no alle destinazioni rispetto alle quali ci sia una percezione di servizi, di controlli sanitari che non siano adeguati, e questo lungo tutta la filiera, e quindi non solo nella ricettività, ma per l'appunto anche negli altri servizi. Quali sono i sì che in questo momento sono in discussione? Sì appunto a vacanze in destinazioni minori, quindi lontano dalla ressa, si viaggi in contesti aperti, quindi nella natura, oppure anche addirittura vacanze stanziali con un recupero e una perdita, se vogliamo, di quello che è stato il filone dei viaggi brevi, della multivacanza. Ecco, quali le possibili reazioni che possono diventare di carattere strutturale? Innanzitutto un primo tema è quello relativo a non solo territori, ma proposte che diano un senso di sicurezza, di esclusività, di attenzione per l'ambiente. E quando metto in evidenza questo aspetto, non mi riferisco solo a quel tema delle destinazioni minori, ma mi riferisco anche a realtà come Venezia, dove appunto il grande dibattito oggi è tra overtourism e undertourism. È possibile visitare Venezia senza che si torni a quelle condizioni? È possibile se si riflette e si opera
in termini di esclusività, di proposte che siano molto finalizzate a attrarre quelle tipologie di turismo che sono più responsabili e che apprezzano di più questi, questi aspetti. Una seconda questione, un secondo ambito di possibili reazioni hanno a che vedere con la maggiore flessibilità che verrà richiesta dal, dal turista del futuro. Un'informazione a 360 gradi, una tutela rispetto alle diverse condizioni. Ecco, noi nel mondo del turismo abbiamo sempre segnalato l'importanza di avere cura del cliente, però forse avevamo un po', come dire, sottovalutato il valore e il significato di questo termine, cura del cliente. Ora è davvero una cura a 360 gradi. Per passare poi ad elementi che toccheranno anche alcuni settori nello specifico, ad esempio le assicurazioni di viaggio per la copertura delle spese sanitarie, molti segnalano la difficoltà che si torni a viaggiare in grandi gruppi, quindi le proposte con più di 50 passeggeri, secondo molti, saranno difficilmente recuperabili e quindi si va verso una come dire, situazione in cui piccoli gruppi con proposte personalizzate e con maggiore appunto esclusività. Quanto questo sarà davvero presente nel futuro o quanto torneremo invece a situazioni che finora abbiamo conosciuto? Ecco, quello che mi sento di dire è che tutto sommato si sta un po' verificando una situazione di, che io definirei di polarizzazione. In realtà non ci sarà tutto l'uno o tutto l'altro, ma andremo verso una situazione in cui, a seconda del grado di maturità anche della popolazione turistica, si potranno ripresentare situazioni e comportamenti, come dire, di vecchio stampo e quindi che probabilmente saranno un po' sfasati, no? Rispetto a, a quanto invece un'altra tipologia di popolazione turistica vorrà portare avanti e vorrà sviluppare nell'ambito della, della propria vacanza. Quali spinte al modello di sviluppo turistico? Ecco, sono spinte che per la verità mi sento di dire non sono solo relative al, al settore di cui stiamo parlando, perché ad esempio la diminuzione degli impatti ambientali, la maggiore attenzione per tutto quanto riguarda l'ambiente, non solo sotto il profilo ecologico strettamente, ma anche sotto il profilo sociale, quindi l'interazione con le comunità. Ecco, sono tutti elementi che sono propri del turismo, ma che in qualche modo influenzano e interessano altri settori. Segnalo poi il tema del relativo alla necessità di più rete e più coinvolgimento della cittadinanza, non solo tra gli operatori, ma tra tutti i soggetti interessati, e qui mi sembrerebbe molto importante richiamare il modello della tripla elica, quindi l'interazione, integrazione tra mondo imprenditoriale, tra accademia e settore pubblico, che sarà imprescindibile per poter sviluppare delle proposte che, ripeto, vadano nella direzione di coinvolgere sempre più quella parte di polarizzazione di cui parlavo prima, che però è la più interessante perché è più adatta ai nostri territori e più anche economicamente vantaggiosa. L'ultimo elemento che volevo segnalare è che a fronte di questi cambiamenti non possiamo dimenticarci un grosso tema che coinvolge il settore turistico ed è quello delle competenze. Non è qui il momento né c'è il tempo per entrare nel dettaglio relativamente alla difficoltà di avere un mercato del lavoro solido, dinamico e tale da valorizzare le competenze necessarie per il turismo. Quello che ci è sembrato interessante da questa indagine che abbiamo condotto nel gruppo di persone che hanno frequentato il nostro master negli ultimi 28 anni, quindi parliamo di un bacino di utenza di oltre 700 persone attive nel mondo del turismo, ecco, ci è sembrato interessante questa loro valutazione dal punto di vista delle competenze che sarà importante sviluppare per la fase di rilancio. E osserviamo come al primo posto ci sia il tema, se vogliamo, dell'intelligence, analisi dei dati e sentiment della domanda.
un tema che garantisco abbiamo trovato raramente nel mondo del turismo. Ecco, questa crisi, questa necessità di pensare ad una fase di rilancio che cambi le prospettive anche dei modelli economici, porta a segnalare questa componente come fondamentale. E poi segnalo il secondo elemento, che è quello relativo alla responsabilità nei confronti della guest experience. Questo tema centrale, che già avevo accennato, in termini proprio di cura del cliente sotto tutti i punti di vista. E poi osservate programmatore turistico di reti. Quindi siamo di fronte appunto a, come dire, una propensione alla ripresa e al rilancio che ha tra le sue parole chiave sicuramente il tema delle reti, il tema della sostenibilità e quello dell'intelligence. Io mi fermerei qui e vi ringrazio davvero per l'opportunità. Grazie moltissimo, ti ringrazio anche per essere rimasta nei tempi che ci eravamo dati. Mi sono segnato un paio di passaggi che ho trovato molto interessanti nella tua relazione. La questione della cura, che ho trovato declinato in tanti aspetti, la cura del cliente, ma non solo, cioè ovviamente in offerte di un certo tipo, anche legate alla qualità dell'ambiente e di quant'altro. Insomma, questa logica della cura mi pare molto interessante. Rispetto poi alla proiezione verso il futuro, interessante che in un momento di difficoltà in cui uno magari perde delle certezze o delle visioni sul futuro, si senta la necessità appunto di spingere su sistemi big data, analisi del sentiment, utilizzando varie funzionalità che oggi insomma cominciano a trovare ottime applicazioni, da parte appunto anche di questo settore, che poi in realtà storicamente è stato uno dei primi ad adottare questo tipo di analisi. Si pensa all'importanza di operatori, ma anche di portali che in qualche modo profilano clienti, profilano recensioni di clienti, insomma, quindi una serie di dati molto interessanti. Bene, quindi molto molto interessante anche questo aspetto, e anche il fatto che sia comunque ai primi posti delle richieste degli operatori del settore, almeno di quelli di quell'orizzonte che voi osservate. Va bene, allora passiamo a un altro settore che appunto ha risentito in maniera molto forte della crisi, che è quello della moda. È stato il primo forse settore colpito, perché uno dei primi, perché in qualche modo quello che è successo in Cina già sul diciamo fine inizio dell'anno ha colpito uno dei mercati più importanti per il Made in Italy, o almeno per una certa parte del Made in Italy, che sono quelli dei mercati orientali. Insomma, a Milano nelle sfilate si notavano i buchi, insomma, di operatori importanti provenienti dall'Oriente e che in qualche modo appunto avevano segnalato già una fase di difficoltà prima di altri settori. Poi ovviamente la cosa è andata avanti. Ecco, allora noi abbiamo con noi un imprenditore, Roberto Bottoli, appunto di Lane Bottoli, e chiederemo di fare appunto un ragionamento con noi sia di quello che sta succedendo, chi meglio di un imprenditore che vede arrivare gli ordini o meno al polso della situazione, e dall'altra parte anche di provare a fare un ragionamento sul futuro. Allora, è un settore che si è prestato a sperimentazioni, le sfilate a distanza, i sistemi per misurare i capi a distanza, Gucci parte con la sperimentazione per cui ci si può provare le scarpe a distanza, insomma è un settore in fermento con mille sperimentazioni, alcune di queste diventeranno interessanti, diventeranno standard, altre no, ma così insomma è l'innovazione. Allora prego Roberto Bottoli, lascio la parola per l'intervento ringraziandola. Grazie, salve a tutti. Roberto Bottoli che parla come imprenditore, ma soprattutto come delegato di competenze e vendita per il sistema Moda. Sistema Moda, come sapete, è difficile da inquadrare in quanto raggruppa tessile, abbigliamento, attrezzatura, parte di abbigliamento, pelleria, accessori, quindi un mondo variegato, più difficile fotografare. Quindi volevo fare velocissimamente il mio intervento in tre aree. Fotografare la situazione. E qui c'è ancora la difficoltà di dare dei grafici o dare dei numeri, perché tanto sono numeri abbastanza sconfortanti, per cui meglio dire le voci che così passano e si dimenticano. E poi sono anche molto simili ai grafici del turismo, in quanto
volevo però, soprattutto nella parte del lusso, nella parte molto alta del sistema moda, turismo e eventi per il stesso abbigliamento e della moda sono molto collegati. Quindi quei numeri che avete visto nel turismo vanno purtroppo a avvicinarsi molto al nostro settore. Piccolo accenno lo farò degli interventi a breve e poi a qualche previsione nel mio piccolo nel lungo termine. Quindi, come lei ha già accennato, il settore sistema moda è stato penalizzato fin da subito perché è arrivato abbastanza già debole strutturalmente alla pandemia. Quindi c'era già una saturazione del mercato, una crisi dei consumi, un rallentamento delle Cina già insito nel settore. Quindi quando è arrivato la pandemia, immediatamente sono chiusi i negozi e si sono trovate le vendite. Quindi nel nostro campo sapete che si lavora per stagionalità, come per il turismo, perdere la stagione 2 mesi significa perdere la primavera estate e sapere che tutti i clienti per la prossima primavera estate compreranno poco o niente. Quindi questo è quello che ci aspetta da settembre a dicembre. Come produttori sapremo che non produrremo in piccola parte il prodotto perché il negozio non ne avrà bisogno per la prossima primavera. Nello stesso tempo sono calati gli ordini dell'ultimo inverno che era la stagione in corsa, per cui già lì si è persa una grossa fetta. Questo è già quello acquisito, quindi perdita di fatturato per il primo semestre, previsione di grossa perdita per il secondo. Quello che sarà nel 1 gennaio 2011, non lo so io, posso essere più o meno ottimista, penso che pochi lo sappiano, tutti saranno che sarà molto difficile l'entità della contrazione dei tempi di recupero. Quello che per proprio lo sappia, chi spara i numeri, li spara con una certa approssimazione. Quindi questa è la situazione del momento. Quello che come sistema moda direi di evidenziare è, sono citato pure tutto per essere conciso, quello di cui dobbiamo prendere coscienza è che il sistema moda ha un'alta incidenza di manodopera. Quindi la chiusura ha necessitato di cassa integrazione, questa cassa integrazione necessiterà per un lungo periodo. Necessiterà e è necessario che arrivi la parte dello Stato perché le aziende che attualmente 5 su 9 anticipano la cassa integrazione, questo è un dato di luglio, non possono avere impedito a continuare ad anticiparla, proprio perché l'incidenza è forte sul numero di affari e quindi non potranno fare la cassa per lo Stato a lungo termine. Quindi cassa integrazione veloce e un programma di cassa integrazione già programmato fino adesso a lunga durata. Questo per non perdere delle parti deboli della filiera che potrebbero a serio rischio la ripresa. Il nostro comparto, la nostra si chiama filiera, la parte più debole è quella che immediatamente subirà una compressione maggiore. Se non proteggiamo quella che aveva già scarsi margini, che aveva già difficoltà di suo, la ripresa sarà molto più difficile. Quindi l'attenzione è la parte del credito, della parte dei sostegni di cassa integrazione e altre forme, soprattutto per la parte debole della filiera. Ripeto, questo è quello che oggi il sistema moda chiede perché è essenziale per una ripresa che tutti speriamo, ci auguriamo ci sia, nessuno sa quando, però non potrà esserci se non in presenza del sostegno attuale, cioè da adesso a fine dell'anno. Per quello che riguarda le previsioni a medio e lungo termine, e credo, come dicevo prima, che sia ben difficile farne. Io mi sono annotato tre spunti che ho letto in questi giorni da persone che probabilmente ne sanno più di me. Ho letto il filosofo Alberoni che fa riferimento a questa situazione come la peste che convolse Atene, cioè le città più colpite in situazioni di pandemia sono le più colpite. Questo è un dato di fatto, Milano e altre metropoli hanno evidenziato questo. Guardoni dice anche che questo comporterà la fine della globalizzazione. Ovviamente questo è un giudizio estremo che vorrei non condividere. E lo stesso filosofo dice, torneremo alla filiera breve. Può essere che ci sia un po' di ritorno alla filiera più breve. Penso anche che proprio l'Italia è un paese esportatore, se dovesse assegnarsi alla filiera breve avremmo grossi problemi. Questo è quello che dice il filosofo. E sento qualche voce di Prodi che fa segnamento su reshoring. Dice, qui in questa situazione si è evidenziata il rischio delle catene troppo lunghe, questo è il momento in cui le aziende vedranno necessità e ci sarà
pensa o esordi. Io ho seri dubbi su questo perché l'esordio può avvenire certamente in misura ridotta solo se lo Stato crea delle condizioni per favorirlo, quindi non sarà automatico perché le aziende si rendono conto che senza determinati componenti possono bloccare la produzione. Dovrà essere favorito in vari modi, e sappiamo quali sono, capire il suo lavoro, eccetera, eccetera, logistica, eccetera, potrà essere favorito da questo esordio. Quindi questo è un altro punto di vista. Un altro punto di vista, ma non è tale, è la dichiarazione che ha fatto Colau, che l'impresa è fondamentale per l'economia. Pensavamo che fosse una cosa scontata, ma magari loro non lo sapevano, però Colau ha pensato bene di dirlo, che l'impresa è quella che sostiene l'economia. Quindi prendiamo anche questa come una terza formazione. Queste tre cose messe insieme ci dicono che nessuno sa la ricetta, che la ricetta passa attraverso uno Stato che comprende la situazione. Allora, se non si comprende non si possono fare le misure necessarie. E come è stato ovviamente detto dal collega della sanità, lui le ha chiare e se riesce a trasferirle ai nostri governanti sarà cosa buona e giusta. Il nostro settore, le idee non sono chiarissime, perché la moda è un po' femmina, no? E quindi è un po' ballerina, cioè non è matematica né è medicina. E però diciamo le linee base sono quelle, sostenere una filiera che era già debole, portarla a nuovo. Ecco, a tutto questo discorso, come accennavo nell'introduzione, non c'erano poi gli ascoltatori, vi faccio riferimento alla parola inglese che definisce il lavoro a casa. Dice lavoro intelligente. Il lavoro intelligente è intelligente se lo sappiamo usare nel modo giusto, se ci prepariamo a questo tipo di lavoro, se non lasciamo a casa di trattare senza computer, senza rete di connessione, se non facciamo che la trasformazione sia repentina, creando dei buchi nella catena del consumo, nel movimento delle persone che non possono essere formati, e quindi non dobbiamo entusiasmarci nel fatto che ci siano troppe persone che lavorano a casa, se questo poi crea un problema nell'economia nel complesso. Come sapete, nel sistema moda la presenza delle persone nella città, nelle vetrine, nei negozi è fondamentale, e non è solo la vendita online che potrà risolvere il problema, soprattutto come si diceva, per la fascia del lusso che ha bisogno anche della manualità, della conoscenza del prodotto, della presa di visione del prodotto e non solo di un'immagine che si può vedere sul computer. Sì. Il prodotto Made in Italy vale anche per la qualità, non solo per l'estetica, e questa qualità non è facilmente percepibile nella vendita online. Quindi abbiamo bisogno che la gente si muova, che rientri nei negozi e che prezzi Made in Italy. Questo sia in Italia che all'estero. Il turismo ha già evidenziato il fatto che il movimento turistico è quello che sostiene le vendite nel mondo del sistema, e quindi sia a livello di grip, sia a livello di consumatori di fascia medio-alta, la mancanza di movimento turistico è una notevole questione. Credo che questo sia abbastanza completo. Questo è tutto in una domanda che certamente avrà spazio di stelle lacune del mondo. Sì, mi dispiace, abbiamo sentito almeno io in maniera molto disturbata l'ultima parte dell'intervento, però anche qui mi sono segnato alcuni punti che secondo me sono interessanti. Allora, quest'idea che il reshoring nel settore della moda potrebbe non essere così importante o avere numeri così rilevanti come qualcuno si aspetta, dall'altra parte ovviamente la centralità dell'impresa legata anche al questioni, insomma, che si diceva di mantenimento di una serie di competenze che per il Made in Italy sono rilevanti, quindi la necessità di attivare politiche urgenti, ma anche insomma tempestive in termini di risultati. Sulle tecnologie mi pare di capire che il Made in Italy e i prodotti di alta fascia su alcune di queste tecnologie potrebbero avere, se vogliamo, un tallone d'Achille, cioè nel senso che la capacità di percepire la qualità di un tessuto di altissima gamma attraverso questi strumenti, ad oggi, chi lo sa, magari fra 10 anni, ma ad oggi è ancora qualcosa di un po' più difficile rispetto ad altri sistemi che invece per prodotti magari meno customizzati o meno di alta qualità possono essere utilizzati, quindi probabilmente sarà necessario puntare su altre questioni. Va bene, io non voglio rubare tempo
Siamo arrivati all'ultimo intervento di Giampaolo Vitali. A lui abbiamo chiesto di ragionare su un altro dei settori che è molto interessato in termini in realtà strutturali negli ultimi anni, ma la crisi ha probabilmente rifocalizzato alcune delle questioni. Sui giornali si legge cosa ne sarà dell'auto elettrica, la crisi stopperà la diffusione, rallenterà la diffusione perché la gente avrà meno soldi da spendere, perché i governi avranno meno soldi per incentivare, chi lo sa. Grandi domande. Qualcun altro dice che appunto il costo basso del petrolio, ma per quanto durerà, potrebbe rallentare. Insomma, una serie di questioni che si inseriscono appunto in una fase di grande cambiamento strutturale. Giampaolo, prego, a te la parola. Grazie Gianluca, buonasera a tutti. Vedete il mio schermo? Sì, perché, sì, si vede. Bene, perché io in realtà vedo poco. Però, allora... Scusate, perché io vedo voi, ma non vedo Scancia. Ecco, comincio a vedere qualcosa. Benissimo. Allora, non va avanti, va avanti. L'agenda è quella di evidenziare alcuni aspetti di impatto della crisi sulla filiera dell'automotive e poi di passare ad approfondire invece le cose più interessanti che sono le modalità delle policy che possiamo attivare, che sono state attivate, e l'importanza anche di queste policy per il progetto di transizione dell'auto verso l'elettrico. La parte congiunturale la conoscete perché è scritta su tutti i giornali, ma è molto simile a quello che succede negli altri settori. Nell'automotive abbiamo il problema che è un settore che produce un bene di consumo durevole, quindi le aspettative sul futuro dell'economia condizionano i consumatori. Quindi non è solo una questione di reddito immediato, ma anche di aspettative sul reddito futuro. E quindi ecco perché le previsioni sono nettamente negative, non solo in Italia, ma in tutta Europa. L'elemento che volevo sottolineare è perché questo automotive diventa un settore su cui le policy devono fare particolarmente attenzione, perché il settore dell'auto, gli autoveicoli e dei mezzi di trasporto in generale, come quello dell'edilizia, sono settori che le tavole input-output ci evidenziano con alti coefficienti di attivazione diretta e indiretta nei confronti delle altre branche dell'economia, quindi gli altri settori dell'economia. Quindi aumentare la domanda dell'automotive rappresenta un catalizzatore per la ripresa degli altri settori. Quindi in termini keynesiani, se vogliamo proprio aiutare con la mano pubblica la ripresa dell'economia, quindi a favore di tutti, puntare sull'auto e tra parentesi anche sull'edilizia è un elemento sicuramente importante e utile. Io ho sottolineato il fatto che in realtà, oltre al trasferimento tra una branca e l'altra di domanda e quindi di ripresa economica generalizzata, c'è anche un trasferimento tecnologico oggi come oggi, proprio perché, vediamo il punto B, questo momento è un momento di transizione della tecnologia dal motore endotermico verso il motore elettrico, a cui si associa anche la nuova tecnologia della guida autonoma. Quindi sta cambiando tutto il sistema, e come nei casi di sistema la complessità della transizione è molto difficile. Esiste poi un intervento pubblico a livello nazionale e a livello europeo che ho distinto nella slide successiva, se riuscissi a farla andare avanti. Eccoci. Perché sappiamo che ci sono delle politiche macroeconomiche favorite dall'Unione Europea che mai come oggi ha risposto in modo immediato e attivo alla necessità di liquidità del sistema europeo. Tutta una serie di nuovi strumenti sono stati messi a disposizione, non ultimo il meccanismo europeo di stabilità, che purtroppo ha lo stesso nome che aveva prima ma è completamente diverso. Si tratta di un
di un accordo firmato anni fa che aveva finalità completamente diverse dall'attuale, adesso è stato riproposto in veste completamente diverse ed è per questo che è una grande innovazione da parte delle istituzioni comunitarie, come del resto la sospensione del patto di stabilità e crescita. Vi ricordate che solamente 1 o 2 anni fa andavamo in Europa a pietire 0,1-0,2% in più di deficit, mentre adesso non c'è più questo problema perché tutto il vincolo del patto di stabilità e crescita è stato completamente rimosso. Nella fattispecie del settore automotive, le problematiche europee si concentrano essenzialmente sulla parte ambientale. C'è questo regolamento che impone ai produttori di produrre auto a basso impatto ambientale, quindi con meno di 95 grammi di emissioni di anidride carbonica per chilometro percorso, con la prospettiva anche di ridurre ulteriormente questo vincolo dal 2030 in poi, con pesanti multe per chi sfora a livello medio del 2021 sulla propria flotta di automobili immatricolate, con la nascita di un mercato delle emissioni, dei diritti di emissione, di questi che i giornali chiamano crediti verdi, e con la possibilità che dal lato dell'offerta l'offerta riceva finanziamenti pesanti, finanziamenti abbondanti, grazie al Green New Deal proposto dalla nuova Commissione europea, che con l'obiettivo di effettuare investimenti sulla decarbonizzazione dell'intera sistema economico europeo, può sicuramente aiutare le imprese dell'automotive a investire sulle nuove tecnologie. Quindi dal lato dell'offerta l'Unione Europea è intervenuta con politiche sia di limitazione, come abbiamo visto, ambientale, sia di opportunità di incentivi per sviluppare nuove tecnologie. Le politiche industriali nazionali anche qui sono divise tra domanda e offerta, dove sui giornali chiaramente si privilegia la domanda, perché si privilegia l'aspetto degli incentivi che vengono dati a livello di singolo paese per stimolare la domanda. Questo stimolo alla domanda rientra nel discorso che abbiamo fatto prima sulle tavole input-output, proprio per accelerare questa ripresa economica che, essendo la crisi, avendo la crisi avuto un pesante impatto immediato sull'economia, si cerca di avere una forma a V della ripresa, cioè una crisi che è andata giù pesantemente e una ripresa che potrebbe altrettanto velocemente riprendersi. E affinché si possa riprendere è necessario stimolare, come ho detto prima, proprio i settori che più di ogni altro possono essere da catalizzatori nei confronti dell'intera economia. Bene, la Germania in primis, seguita poi dalla Francia e anche dall'Italia, però dobbiamo tenere conto che dietro al confronto che ho fatto in questa slide ci sono risorse finanziarie notevolmente diverse, cioè la Germania mette sul piatto centinaia di miliardi, la Francia 8 miliardi e noi qualche centinaio di milioni proprio per gli incentivi ai veicoli elettrici e ai veicoli Euro 6. Questa è un'altra differenza sostanziale sulla qualità degli incentivi, perché la Francia e l'Italia incentiveranno tutta la filiera, quella tradizionale e quella innovativa. La Germania, Angela Merkel, ha puntato i piedi ed è riuscita a limitare, anche per questioni politiche, quindi per questioni di schiacciare l'occhiolino ai cittadini che guardano verso i partiti del Verdi, incentivare solo i veicoli plug-in, quindi solo i veicoli con la spina, sia che siano ibridi o puramente elettrici, però devono avere questa caratteristica proprio perché la di differenza sostanzialmente con le altre tipologie di auto. Scusate, volevo dire, politiche industriali dal lato della domanda sono chiare, dal lato dell'offerta la Germania ha messo sul piatto 1 miliardo di euro solamente per la ricerca e sviluppo. La Francia e l'Italia, ma anche la Germania, adesso non l'ho scritto, ma è implicito, hanno aiutato comunque i produttori nazionali.
con finanziamenti garantiti. La conclusione che mi preme sottolineare è questa. È necessario aiutare il settore dell'automotive, perché aiutando il settore dell'automotive aiutiamo l'intera economia italiana, europea, a riprendersi velocemente, cioè a far sì che quel grafico della crisi, della ripresa, sia davvero a V e non sia un grafico ad L, dove la ripresa è molto lenta nel corso del tempo. Però non dobbiamo perdere l'occasione di finalizzare questi incentivi al cambiamento strutturale che è in atto. Cioè ritorniamo all'idea che il Covid, che la crisi pandemica, stia accelerando un'evoluzione che il mondo avrebbe avuto comunque. Abbiamo parlato prima nel caso del turismo, c'è stato il riferimento allo smart working, e quindi anche qui alla transizione verso l'elettrico. Già prima le case automobilistiche avevano investito e dichiarato di investire pesantemente. Bene, allora l'aiuto pubblico, l'aiuto dello Stato, l'intervento statale che utilizzerà i fondi europei deve essere finalizzato a favorire questo cambiamento, quindi a lavorare sia dal lato della domanda che dal lato dell'offerta per cambiare le cose in meglio. L'ultimo punto segnato in questa slide è particolarmente importante dal punto di vista politico, cioè dobbiamo ricordarci che se la Germania vira pesantemente verso il verde, ricordiamoci che l'altro ieri Angela Merkel, il Parlamento, su proposta del governo, ha approvato l'uscita dal carbone nel 2038, l'uscita del nucleare l'avevano già approvata prima, quindi dal 2022, hanno approvato questa politica industriale per l'auto elettrica. Quindi se la Germania vira verso questa situazione di nuove tecnologie ambientali, e se l'Unione Europea nel suo complesso aveva già definito prima del Covid il Green New Deal e aveva già definito prima del Covid il vincolo ambientale per le emissioni delle nuove auto, questo è un nuovo vincolo esterno a cui la nostra industria deve sottomettersi. L'ideale è trasformare questo vincolo in un'opportunità di crescita per far sì che la nostra filiera utilizzi i fondi pubblici per velocizzare quella trasformazione che ci sarebbe stata comunque. Grazie. Ottimo, grazie Giampaolo. Abbiamo 2 minuti, 2, perché l'imperativo dell'ora è... Abbiamo 2 minuti per un paio di domande che sono arrivate. Allora io faccio la prima e la rivolgo magari... No. In questo quadro si ragionava della questione della pandemia, ma anche della riforma dei sistemi sanitari. Come si inseriscono i presidi sanitari in azienda? Le aziende sono untori, come alcuni dicono, accusandole di essere la prima causa del disastro lombardo, ad esempio, o sono baluardi contro il Covid? Cosa possiamo dire rispetto a questa domanda, insomma, ahimè anche di attualità rispetto a quello che sta succedendo in Veneto negli ultimi giorni? La lancio, chi vuole rispondere... Ma io faccio un breve accenno sui numeri. Non più del 4% dei casi di contagio si sono verificati nel mondo delle imprese, quindi i numeri dicono che sicuramente l'untore non sta in impresa. Se poi vado a vedere gli interventi applicati con i vari protocolli, le imprese sono state le più solerti, ma perché hanno un interesse chiaro, cioè, quindi fondamentalmente il concetto è quello. Ok. Ormai le imprese hanno Benissimo. Accettato una delega che non è stata rispettata, cioè allo Stato hanno detto occupati della salute e lo Stato è stato inadempiente. Ripeto, è un patto violato questo. Alle imprese è stato impedito di fare il loro lavoro da parte di uno Stato inadempiente. E purtroppo questi sono i fatti. Quindi mi spiace che mettere colpa alle imprese per la pandemia è surreale. La salute pubblica non è competenza delle imprese, non può mai esserlo.
ma neanche il liberista più scatenato avrebbe mai pensato una cosa di questo. Anzi, semmai i liberali sono quelli che dicono che i beni pubblici sono monopolio statale, mentre i beni privati devono essere affidati al mercato. Una battuta sul mondo del turismo, evidentemente concordo pienamente su quanto è stato detto riguardo l'impresa. Per l'impresa turistica è esattamente l'opposto, cioè sono baluardi di sicurezza. Se così non fosse, peraltro, ci sarebbe anche un grosso problema di competitività, come abbiamo visto. La sicurezza diventa uno dei cardini per scegliere, esatto. Ottimo. Bene, poi ci sono altre domande, ma ahimè abbiamo già sforato di 2 minuti. Allora, casomai le giro poi ai relatori, abbiamo le mail di chi le ha fatte. Allora, io ringrazio tantissimo tutti i partecipanti e tutti i relatori che si sono prestati a questo webinar. Rilancio, mercoledì 15 luglio ci sarà il terzo di questa serie di webinar sulle politiche industriali, e l'abbiamo chiamato un cantiere per il rilancio dell'economia. Con noi di Fondazione Nord-Est ci sarà Raffaele Brancati, amministratore delegato di MET, Mario Calderini, professore del Politecnico di Milano. Avremo poi Andrea Principe della LUIS, rettore, e Paola Balbonesi, che insegna a Padova e si occupa appunto di politiche pubbliche. Modererà uno dei componenti del nostro comitato scientifico, Enrico Zaninotto, e quindi si punterà la logica sulle politiche industriali. Diciamo che l'intervento di Giampaolo Vitali oggi è stato un po' un antipasto rispetto a queste questioni che affronteremo appunto più da vicino il 15 luglio. Attenzione, cominceremo alle 16:30, non alle usuali 17, ma insomma verrete appunto avvisati di questo. Allora, grazie ancora a tutti. Possiamo non sprecare gli ultimi 10 secondi? Prego. Siamo toccati. Questo chatto mi ha indicato che quel fine mese scade la deroga per i produttori di mascherine con la certificazione SS, quindi non quelle CE. Quindi, scadendo lo stato di emergenza, viene a scadere l'autorizzazione. Se le aziende si sono attrezzate per farlo, sarebbe un peccato interrompere la produzione solo per la scadenza di questa autorizzazione. Attivi dovere ad acquisizione del fondo. Grazie. Ok. Grazie, bene, grazie ancora a tutti, allora grazie per l'intervento. Grazie a tutti, arrivederci.